Buona la prima per Pietro Cardilli, un'Ovidiana Sulmona completamente rigenerata dal punto di vista del gioco. Batte per 4-1 la vice capolista elicese. Cardilli cambia modulo alla squadra che viene schierata inizialmente con il 3-5-2 con Aquino e Allulli in attacco, tenendo fuori lo spagnolo Gonzales Rodriguez, che poi entrerà in campo da protagonista realizzando una doppietta. Sull'altro fronte De Leonardis e Di Nardo sono i terminali offensivi della formazione del tecnico Vincenzo Maiorani. In campo negli ospiti l'ex del Sulmona Roberto Bassano. Si parte agli ordini di Sebastiano Galiotto di Siracusa. Si assiste ad un bel match al Cipriani di Raiano, che comunque nella prima mezz'ora non fa registrare azioni eclatanti. I padroni di casa provano a rendersi pericolosi portandosi più volte in avanti contro un avversario che prova a dire la sua, tant'è che riuscirà a sbloccare il risultato. Prima del gol Ovidiana Sulmona lamenta un mani in aria di Chiavaroni. Il risultato cambia al 38esimo con il vantaggio dell'elicese. Di Lorenzo verticalizza per Simone Di Nardo, prova a fermarlo Tosti, ma il numero 10 ospite trova l'attimo giusto per concludere a rete positivamente. Per Di Nardo si tratta dell'ottavo gol stagionale, che regala la gioia momentanea ai propri sostenitori. Incassato il gol, i sulmonesi sono costretti al cambio forzato di Baci, che lascia il campo per infortunio, ed entra Gonzales Rodriguez. La squadra di Cardilli tenta subito la reazione con una conclusione di Allulli che si spegne di poco in alto. Dopo una punizione di Tuzzi, il portiere Orletti non riesce a trattenere la palla con l'elicese che rischia di subire il gol. Gli ospiti si vedono con un tiro di De Leonardis terminato fuori. Aquino tenta lo stacco di testa sul lancio di Safon, ma il primo tempo termina con il vantaggio dell'elicese. Nella ripresa il Sulmona cerca con insistenza la rete, Tuzzi direttamente da calcio d'angolo costringe Orletti alla respinta. Al quarto minuto arriva il pareggio, traversone dalla destra di Safon, Aquino viene contrastato nel colpo di testa, ma l'azione prosegue con Pacella che mette in mezzo per Gonzales Rodriguez, che a portiere battuto insacca in rete per l'1-1. Il pressing e il bel gioco portano i suoi frutti alla squadra di Cardilli, che continua a creare pericoli. Gonzales Rodriguez va vicino al raddoppio in due circostanze ed entrambe le volte Orletti c'è sul colpo di testa dello spagnolo. Al 17esimo decisivo assist alla destra di Safon per il destro al volo di Aquino, che non dà scampo ad Orletti. L'Ovidiana Sulmona ribalta la situazione passando in vantaggio. In campo c'è il Sulmona che gli sportivi volevano finalmente vedere. Si registra un altro tentativo di Aquino, a dimostrazione che l'Ovidiana Sulmona non vuole fermarsi più. Alla mezz'ora Gonzales Rodriguez di testa serve Aquino, il cross del numero 9 per la magia in aria dello spagnolo, che con una splendida rovesciata realizza la doppietta fissando il punteggio sul 3-1. Cattafesta sventa senza problemi un tentativo degli ospiti, ma sono i padroni di casa a fare la partita. De Vincentis conclude da dentro l'area con la palla che finisce fuori. Federico prova un destro che si spegne al lato. Il Sulmona continua a far pressione sino al termine e al 94esimo cala il poker. Raton apre per Gonzales Rodriguez, segue l'assist per Di Cicco che sigla il definitivo 4-1. Oggi veramente tanta roba da parte dell'Ovidiana Sulmona, che ottiene il meritato successo, utile a portarsi a meno uno dall'elicese. Io dentro spogliatoio avevo detto alla squadra di pensare solo a vincere, di pensare a un solo risultato che era quello della vittoria, perché dobbiamo dare una scossa importante dentro lo spogliatoio e dimostrare che non siamo quelli che abbiamo visto fino adesso. Noi ci siamo allenati soltanto ieri e abbiamo parlato parecchio dentro gli spogliatoi, abbiamo alzato l'asticella della motivazione e ho chiesto determinate cose che ho visto fare in mezzo al campo. Abbiamo preso quel gol per un infortunio di Yusuf, che aveva un problemino all'inguine, però mi ha detto che se la sentiva, ha iniziato e poi ha avuto quell'infortunio, poi abbiamo preso gol, però dentro lo spogliatoio ci siamo ricompattati un attimo
e abbiamo fatto gruppo veramente, abbiamo detto dobbiamo uscire da qua e dobbiamo annientare, e così è stato. Abbiamo fatto uno splendido secondo tempo dove abbiamo fatto 4 gol e abbiamo creato altre 4-5 palle limpide dove il portiere ha avuto 2 parate miracolose sul colpo di testa di Alex, e posso dire soltanto che sono soddisfattissimo sia per l'atteggiamento che ho avuto in campo che per il risultato. Alla vigilia avevi detto che non avresti fatto stravolgimenti, oggi invece ti sei presentato con un modulo diverso rispetto a quello che adottava il Sulmona prima, con un 3-5-2. Sarà questo il modulo che il Sulmona avrà da qui in avanti? Io ho sempre pensato, vedendo le partite del Sulmona, che a me personalmente piace moltissimo il 4-3-3, lavoro sempre e solo il 4-3-3, però questa squadra non era funzionale per il 4-3-3, non aveva gli attori apposta per fare il 4-3, quindi ho deciso di cambiare il modulo, mi sono messo 3-5-2, e poi quando siamo andati sotto ho cercato di riprendere la partita facendo un 4-3-1-2 col trequartista che sarebbe Alex dietro le punte, e ho visto tanta roba e vedremo come comportarci. Noi proveremo più moduli, proveremo durante la settimana e poi secondo quello che è più funzionale ai nostri uomini adotteremo. Adesso tanto impegno e tanta determinazione anche per domenica prossima, con l'obiettivo di vincere la prima partita in trasferta. Sì, noi non possiamo porci limiti, dobbiamo pensare, la classifica la dobbiamo vedere, la classifica la cominciamo a vedere a gennaio-febbraio, adesso dobbiamo macinare partita dopo partita e imporre il nostro gioco come abbiamo fatto oggi. Se poi troviamo una squadra che ci mette veramente in difficoltà, vince perché merita di vincere e noi rientriamo in campo e negli spogliatoi che siamo distrutti, merito a loro. Però la vedo dura con queste persone qua dentro lo spogliatoio perché sono veramente forti. Valerio Di Giandomenico, direttore sportivo dell'Elicese, oggi per voi c'è stata questa sconfitta qui a Raiano contro l'Ovidiana Sulmona, avete disputato un discreto primo tempo riuscendo a chiuderlo con il vantaggio di 1-0, poi nella ripresa è venuta fuori la forza del Sulmona, c'era da aspettarselo una partita del genere quest'oggi contro una favorita per questo campionato? Beh, sicuramente sì, il Sulmona io lo avevo messa tra le prime due del campionato, perché vedendo l'organico sinceramente fa veramente paura, giocatori di altre categorie, quindi non so come fa ancora a stare dietro di noi in classifica, perché è veramente una corazzata. Insieme al Casalbordino penso che dirà la sua fino alla fine. Veramente mi ha fatto un'ottima impressione. Per voi soltanto un incidente di percorso quest'oggi, adesso proseguite nella vostra strada che fino adesso ha regalato tante cose importanti all'Elicese, una squadra neopromossa che si trova al vertice della classifica. Ve l'aspettavate alla vigilia di questo campionato? Beh, trovarsi al secondo posto a questo punto del campionato ci avremmo non firmato di più. Però abbiamo un gruppo eccezionale, dei ragazzi veramente bravi che si allenano durante la settimana, sono seri, un allenatore molto preparato e i risultati ci stanno dando ragione. I nostri obiettivi sono quelli di fare una salvezza tranquilla, poi quello che verrà per il proseguo sarà tutto un di più, ecco. Stiamo veramente raggiungendo l'obiettivo che ci eravamo prefissati.